definita da Romeo Salomon, pianista e compositore di successo, una delle più belle canzoni mai ascoltate, With Your Love è il nuovo singolo di Enrico Nadai. Lo abbiamo incontrato per fare due parole su questo suo ultimo lavoro. La canzone è nata per merito del maestro Dino Doni, che oramai 2 anni fa me l'aveva proposta. Poi ovviamente i tempi di composizione e anche di realizzazione del testo sono stati piuttosto lunghi, anche i tempi di incisione, e quindi abbiamo scelto di farla uscire soltanto recentemente. Ambientato all'interno, diciamo, di un'orchestra, come è venuta fuori l'idea di usare questa ambientazione? Abbiamo scelto di far intervenire all'interno del video l'orchestra SIO del maestro Roberto Fantinella. Per questo abbiamo contattato il maestro domandandogli se voleva inserire e collaborare all'interno di questo progetto. Lui ha accettato di buon grado e credo che l'orchestra sia un valore aggiunto sia all'interno del video che anche all'interno della canzone, perché a livello strumentale ho sempre apprezzato questa interazione tra delle sonorità che sono, per così dire, più contemporanee o più pop e delle altre che invece attingono dal passato. Io penso che la canzone sia una canzone che parla d'amore, ma un amore che non viene tanto ad essere vissuto nella maniera, diciamo così, romantica, sentimentale, come l'amore dei romanzi ottocenteschi o dei dolori del giovane Werther. Si tratta più di un amore di carattere spirituale, un amore che viene rivolto nei confronti della divinità. Si tratta quasi di un itinerario in Dio, un itinerario che viene vissuto alla maniera, diciamo così, dei mistici. Una delle mie ispirazioni è stata addirittura la composizione delle poesie mistiche di Jalal al-Din Rumi. Quindi sono dei riferimenti che fuoriescono da una volontà di diffondere un messaggio ben preciso nei confronti dei giovani e che si inseriscono invece all'interno di una dimensione che ha a che vedere, per così dire, con i piani alti dell'esistenza. Come nasce una canzone? Come ti è nata questa canzone? Mm-hmm. In realtà quello della composizione di una canzone è un processo molto lungo e a tratti complesso. In primo luogo la canzone mi è stata proposta dal maestro Dino Doni, come dicevo in precedenza. Poi successivamente abbiamo scelto dei tempi piuttosto lunghi. Io ho scelto di lavorare sul testo. Sul testo ovviamente ho chiesto anche consiglio a delle altre persone. Poi d'altra parte abbiamo lavorato in studio di registrazione e spesso preferisco registrare nella maniera più veloce possibile affinché anche la naturalezza non vada perduta. Di conseguenza, quando registro, scelgo di non ripetere tantissime volte le mie registrazioni. Di conseguenza la fase della registrazione risulta essere in fin dei conti anche la più breve. Però tutto il tempo che anticipa la registrazione tende molto spesso a dilungarsi. Chi vuole seguirmi ha la possibilità di trovarmi nei social network, Facebook, Instagram, e soprattutto io tengo a sottolineare più e più volte il fatto che scrivo, e quindi c'è la possibilità di visitare il mio blog enriconadaiwordpress.com, che è appunto un blog all'interno del quale io tratto questioni di carattere filosofico, di critica della società e tant'altro.